Aggiornato qui, la piazza della Repubblica. Dopo il successo avuto da Luca molto poco su Piazza della Signoria prima della piazza, oggi ci propone cenni sul mercato vecchio, qua la fine, Piazza della Repubblica prima della piazza. Ecco intanto che è arrivato Occhio Cappetti, nostro regista, infatti spero di cedere la mano quanto prima, e lui ha avuto fuori il nostro mentore della giornata. Ecco qua un campo lungo dove si vede l'estensione di questo Sofia, che Sofia dovrebbe chiamarlo Sofiona. Ovviamente qualche ritardatario, oppure che non ha capito bene dove deve essere il punto dell'incontro, non potrà mai mancare. Di solito l'incontro è alla Corona. Di solito l'incontro sia alla Corona. Comunque cominciamo proprio con la parola al nostro Luca. Sono abituati a parlarci da un campo all'altro. Appunto. Compri il libro, ha scritto un altro libro, compralo. Senti. Allora, diciamo che si può neanche hackerare. Lassù c'è scritto quasi tutto. Lassù. L'antico centro della città, da separare squallore a nuova, a vita nuova restituito. Perché vuol dire che prima da Isidoro del Lungo che era il presidente, chiamiamo, di quella commissione storico-artistica che avrebbe dovuto, e ha curato, lo studio del centro storico in demolizione, e a lui toccò il compito, anche l'onere, di scrivere quella roba lassù. Bene. L'anno è molto importante perché è il 1895. Al 1895 vedete, si conclude la distruzione e la ricostruzione, tranne le poste che vengono completate di nuovo, perché non pare che succeda qualche niente. Allora, bene. L'antico centro della città. L'antico centro della città è questo perché i romani, quando decisero di ridurre una colonia in questa pianura, scelsero questo come centro della città. Nel 59 avanti Cristo, punto interrogativo. Nel 15 avanti Cristo, 14 avanti Cristo, altro punto interrogativo. Nessuno lo sa. Bene, perché ci si basa su due leggi, una legge Giulia e una legge Giuliana, che sono in questo lasso di tempo. Però che piacciono questo tracciato? Buongiorno. Tracciato tutto. Una varie centinaia, diciamo, di centurie.
si divise in una in due parti, chiamate Sorkins, perché venivano state assolte tra... cercato le istituzioni e nell'epoca, diciamo, repubblicana in pratica costruirono veramente poco. Comunque quello che sappiamo, dagli scavi del 1800, comunque appunto alle demolizioni che sono avvenute nelle parti del centro storico, che lì dove c'è la pensione Pinvini c'era il capitolo. Ciao. State praticamente sottomate dagli edifici, in parte anche già demolite, non avevano più una funzionalità. Il foro era stato una parte molto importante della città, fu esteso e ampliato. C'è la pagliaccia, però. C'è quel disegnetto sul fece il disegnetto di questo palazzo. Ma quindi questo palazzo poi quando andarono a fare le demolizioni non trovarono tracce, non si sa dove fosse, se era più avanti, più indietro. Poi soltanto se più qua c'erano le case medici. Si può immaginare una città priva di acqua e l'acquedotto costruito dai romani era 1500 anni. Zona dove si cattiveva per prostitute, avevano costruito il postribolo, cioè un edificio chiuso da mura alte dove dovevano risiedere, poi non funzionò molto, però era usato dal comune per dipingere su queste pareti i traditori della città. Delle ricostruzioni, qui c'erano edifici magnifici, demoliti e ricostruiti in maniera più povera, perché la gente dopo le distruzioni tanti soldi e poi non ce l'aveva. Questa situazione poi fino alla metà del 1200 più o meno, il mercato si continuò a svilupparsi, divenne sempre più un mercato di tipo alimentare, i tessuti non erano più questa zona, cominciarono a trasferirsi in altre zone della città. Anche dei beccai a proprie spese costruito qui nel mezzo una macelleria, il palazzo dell'assicurazione di tutti. Poi disse che doveva essere reso più aperto, più guadagnoso per il popolo che ci doveva abitare. Se non va a vedere le cubature di questi edifici e le aree libere che ci sono all'interno, sono più aree libere del tetto. Delle domande, se no vi faccio vedere un po' di illustrazioni. Comprarono la zona della futura piazza d'Azeglio, comprarono il terreno e costruirono una nuova sinagoga nel 1872. Nuova sinagoga, gli architetti della nuova sinagoga erano cristiani. Tanto Santa Croce, la facciata è fatta da Maras. Da Maras, lì era. Beh, quindi, questo fa vedere. Ma la tendeva ad essere sepolto dentro, poi perché
che tutta questa cosa, cioè non c'è tutti questi casini di riconoscimento, eccetera. Sì, all'epoca prima erano stati costretti nel 1400 a portare il segno sul cappello, un disco giallo, un segno sul vestito, ma poi se non si metteva il cappello con il segno giallo chi li riconosce? Dalla parlata li riconosceva, perché parlavano con grezzo. Insomma, il ghetto fu abbandonato. Nel ghetto vuoto, fine 800, furono fatte delle feste. Diciamo, era stato considerato come, come si chiama, ora le murate, cioè una zona per la gente. E fecero due grandi carnevalate, una la città di Pirino e l'altra la città di Bardato. Cioè trasformarono l'interno, con la grande con decorazioni, cose estemporanee, scuri, trasformati la città orientale, poi la gente vestita alla cinese, quindi era una cosa buffa. Diciamo di tutti i nomi della regione, del ghetto, di tutti gli ingressi agli edifici, sarà Calamotta. Questa è la situazione del ghetto fino a quando fu abbandonato. Questa è la piazza del Corso, la piazza della Fonte. Qui si chiama da questa è la prima. Questo è il mercato vecchio, qui siamo più o meno questo fianco qua.